Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, ti preghiamo, mandi il tuo Santo Spirito. Questa sera non deve essere Don Marco Ferdinando che parla, né il nostro io superbo ad ascoltare. Ma tu, oh Signore, parla tu direttamente al nostro cuore e rivelaci attraverso queste grandi figure del passato, della storia della salvezza, la nostra personale salvezza, i nostri passi di fede, il nostro cammino di oggi. Apri, Signore, ciascuno di noi stasera un pezzo del Regno dei Cieli, un raggio di luce che scenda e ci illumini nel buio del mondo. Ti preghiamo per questo, mandi il tuo Santo Spirito che scenda su di noi e ci trasformi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Aiuti. La volta scorsa abbiamo ascoltato il racconto di un'altra tappa del cammino di fede inserito nel cammino umano di Abramo. Abramo che, spinto dalla moglie Sara, si unisce con la schiava Agar per avere da lei il figlio, pensando che poteva essere quello il figlio che Dio le aveva promesso. La consuetudine allora lo permetteva, che il figlio fatto dalla schiava poteva essere riconosciuto come il figlio del padrone e di conseguenza la discendenza del padrone andava avanti e non si fermava a causa della sterilità della moglie. E così avviene, ma Dio non è d'accordo con questa cosa. A prescindere dalla reazione di insuperbimento di Agar, che davanti agli occhi di Abramo si presenta come il migliore della moglie perché lei è stata in grado di dargli un figlio, Dio non accetta la salvezza in calcio d'angolo che allora Abramo e la moglie, oggi noi facciamo quando il progetto di Dio lo vediamo troppo impossibile per realizzarsi, lo vediamo troppo distante nel tempo per potersi realizzare, e allora ecco una scorciatoia nostra, ce ne inventiamo una per ogni occasione, è quella di trovarci una modalità attraverso la quale la promessa di Dio si realizza, ma con le nostre categorie umane. Dio non accetta quel figlio perché il figlio doveva essere proprio il figlio di Sara, proprio da quel grembo sterile doveva nascere il figlio di Isacco, e Dio non ammette nessuna scorciatoia. Ecco, quando Dio ci promette un miracolo, si deve realizzare come Dio ce l'ha promesso, ed è sempre il miracolo nella maniera più impossibile umanamente parlando a realizzarsi, perché Dio vuole proprio attraverso questa impossibilità di realizzazione manifestare la sua gloria, che Lui può tutto e che Lui tutto fa in nostro favore. Allora il figlio di Agar non va bene, deve nascere un figlio ad Abramo. Ricordatevi che Abramo è partito da Ur dei Caldei a 75 anni, quindi siamo anni e anni di cammino. L'età si fa avanti, già erano anziani prima, adesso ancora più anziani, e pare che Dio non realizzi mai la sua promessa.
Vediamo che cosa succede questa sera. Capitolo 18 del libro della Genesi. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro all'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi, poi potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». Al tormento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Poi prese panna, latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre gli stavo in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te tra un anno a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio». Intanto Sara stava per ascoltare l'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara rise dicendo: potrò partorire davvero mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso», perché aveva paura, ma egli disse: «Sì, hai proprio riso». Ecco, sarebbe bello andare a vedere a ciascuno quello che questa parola ci ha scosso, ci ha fatto fare risonanza. Adesso però vorrei dare la chiave di lettura per tutti, quello che ci ispira il Signore. Allora, le cose che dice la Bibbia, lo potete sempre vedere sulle cartine geografiche, ci sono anche dei piccoli atlanti biblici dove localizzato proprio geograficamente c'è tutto il cammino di Abramo e tutte le altre grandi tappe della storia della salvezza. Le querce di Mamre erano una località ben conosciuta a quei tempi e quindi sono scritte così: Mamre, una località dove c'erano tante querce. Allora lì era un buon posto per l'accampamento e Abramo lì mise l'accampamento, quindi lui non era da solo, c'era un piccolo clan di persone con tutti i suoi servi, si fermano in quel posto. Allora, che cosa avviene? Lui alzò gli occhi, quindi era steso per terra, forse appisolato, non so che cosa, vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Abramo aveva già fatto l'esperienza dell'incontro con Dio. Dio gli aveva parlato più volte e la Bibbia non scende in tanti dettagli. A volte sarà stato attraverso delle locuzioni interiori, a volte attraverso un'apparizione, per esempio, di un angelo o di qualche creatura celeste. Ma lui aveva già sperimentato ciò che si sente quando una realtà soprannaturale si manifesta. La Madonna, quando l'angelo si presentò a lei per annunciarle la maternità divina, non ha mai sperimentato il soprannaturale, tant'è vero che la prima reazione che ha avuto fu la paura. E l'angelo deve dirle di non temere, o Maria. Sempre quando si manifesta qualche cosa di più grande delle leggi della natura,
la nostra prima reazione è quella della paura. Una volta sorpassata questa, uno comincia a percepire, a entrare in lunghezza d'onda con quella manifestazione soprannaturale e cominciamo quindi a acquisire un'esperienza anche in quel campo. Perché dico questo? Perché Abramo, quando vede queste tre persone, intuisce che non sono tre uomini come tutti gli altri, ma che in loro c'è qualche cosa di speciale. Lui sente che le stesse cose che sentiva quando gli parlava Dio, quando Dio gli faceva le sue promesse. Quindi si scuote tutto, capisce che qualche cosa di importante doveva avvenire e non dice a queste persone: guardate, ma proprio adesso, appena mangiato, fatemi fare un pisolino, tornate fra un paio d'ore. Non gli dice così. Per carità, smuove tutto e dice a loro: state qui, se avete trovato, cioè se io ho trovato grazie ai vostri occhi, se siete contenti di avermi incontrato, fermatevi, fermatevi un po' con me. Quel massimo di quello che ho nel campo dell'ospitalità ve lo do, quindi ha fatto preparare i cibi migliori che poteva preparare. Oggi noi ci schifiremmo di questo pranzo così fatto, invece per quei tempi era il massimo che ci poteva essere. E dice poi, quando avete finito il vostro pranzo, quando avete detto come potete dire, andrete proseguendo il vostro cammino. E qui non c'è soltanto il fatto dell'ospitalità verso lo straniero, che già è una cosa importante, qui c'è proprio l'ospitalità verso gli inviati di Dio, che, vedete, il linguaggio che usa Abramo, Abramo considera come Dio stesso, lo chiama, li chiama mio Signore, e già sono tre, però per lui è come se fosse una persona sola, e lui si butta faccia a terra, quindi non è che si inginocchia, si prostra, steso per terra con la faccia sulla polvere, per dire: voi siete grandi, io sono la polvere della terra di fronte a voi. E quindi dice: fate quello che volete, dite quello che volete, sono totalmente, sono vostro servo. Quando mai colui che ospita una persona dichiara di essere servo della persona ospitata? Lui si rende conto della grandezza di queste persone, allora sono vostro servo. Ma qualcun altro non ha detto la stessa cosa? La Madonna di fronte all'angelo: eccomi, sono la serva del Signore. Quindi, di fronte a una manifestazione soprannaturale, chi capisce, chi afferra qualcosa di quello che sta avvenendo, si dispone alla totale obbedienza, cioè al servizio verso colui che gli parla per bocca di Dio. Sono la serva del Signore, sono tuo servo. Ancora una cosa, Abramo ci ha tenuto tanto a far fermare queste persone con lui, e ripeto, lo ha fatto perché lui ha capito che in quelle persone Dio lo stava visitando. Dio, nell'arco delle 24 ore della giornata, ci può visitare quando vuole lui, come vuole lui, con le persone che lo vuole lui. A volte le persone possono essere coscienti di essere strumento di Dio per incontrare una persona, a volte non lo sono, ma intanto Dio si manifesta lo stesso. Da parte di colui che riceve questa rivelazione,
La necessità, cosa deve fare la persona? Deve afferrare il momento che passa. Perché? Perché questo momento è un tempo speciale. È il tempo di Dio. Guardate, in antichità si distinguevano il Cronos da Kairos. Il Cronos, il tempo dell'orologio, il cronometro, è quello della giornata, di 24 ore, 60 minuti ogni ora per 24, 60, insomma, tempo della natura. Ed è quello che siamo abituati a vivere. Guardiamo di continuo l'orologio, Dio fa questo, per 10 minuti quest'altro, fra 4 ore per... Il tempo cronologico. Dentro questo tempo cronologico agisce Dio con un tempo speciale, il Kairos, il tempo del suo passaggio. Se uno non riconosce Dio quando passa, sono guai per lui, perché perde la possibilità di salvezza donata da Dio attraverso quel passaggio. Se invece uno lo afferra, è una cosa meravigliosa. La persona fa tanti passi avanti. E, ecco, ricordate Gesù Cristo quando piange su Gerusalemme, guardandola dal Monte degli Ulivi, mentre pregava, cioè dalla collina di fronte, di mentre c'era parlato del torrente Cedron, e da lì dice: Gerusalemme, Gerusalemme, se avessi conosciuto il tempo in cui sei stata visitata, ma ormai questo è stato nascosto agli occhi, che non hai voluto riconoscere, questo tempo è finito per te. Gerusalemme e il popolo di Dio dell'Antico Testamento sono stati visitati da Dio attraverso l'opera e la missione di Gesù Cristo. Non è stato Gesù riconosciuto come inviato di Dio. Il popolo non ha riconosciuto, soprattutto i capi del popolo, non hanno riconosciuto Gesù come l'inviato di Dio per loro, quindi la visitazione di Dio attraverso la persona di Gesù Cristo, e hanno perso quella grazia. Tuttora, dopo 2000 anni, non la possiedono, e disastro per il popolo di Israele, con le guerre giudaiche, la perdita di milioni di ebrei uccisi dall'esercito romano per la ribellione, per tentativi di rivoluzione falliti. Allora Abramo comincia a essere importante, perché è una persona che sa capire i tempi di Dio. Abramo è una persona che afferra il suo Kairos, il momento in cui Dio passa nella sua vita per parlargli. Noi dobbiamo imparare lo stesso ad afferrare Dio quando si manifesta, quando passa la nostra esistenza, quando sgamiamo con la nostra esperienza delle cose di Dio il tempo in cui Dio viene a visitarci. Quello è un tempo particolare, è inserito nel tempo della natura, il Cronos, ma il Kairos è il suo tempo, il tempo in cui Dio ci visita. E se Dio si è scomodato per venire a visitarci, un motivo grande e importante per noi e magari anche per Lui ci sta. Infatti, cosa succede? Allora, l'ospitalità, detto che è il massimo, dice Abramo stesso, si interessa perché tutto sia offerto nel migliore dei modi. Una parentesi, in queste tre persone, la, i primi scrittori, commentatori della Bibbia hanno visto una prefigurazione della Trinità. La Trinità non se ne parla nell'Antico Testamento. Chi ha rivelato la Trinità è stato Gesù Cristo. Però nell'Antico Testamento diverse cose la adombrano, la fanno venire fuori. Una di queste proprio sono queste tre persone che stanno davanti ad Abramo, e da come si comportano l'uno con l'altro.
potevano essere tre angeli, potevano essere tre persone di questo mondo, no, perché vedremo dopo che non lo sono, ma comunque delle persone, tre, che già sulla terra sono una prima stampa di quello che è la Trinità in cielo. E questa è una cosa meravigliosa, perché Abramo sta raccogliendo la testimonianza di una rivelazione trinitaria. Allora, finito questo pasto, finito questa accoglienza, quindi loro hanno fatto finta di mangiare perché gli spiriti non hanno corpo e non hanno bisogno di ingerire cibo per vivere. Allora, che cosa hanno detto queste persone? Dov'è Sara tua moglie? Abramo disse che stava nella tenda e Sara, come ogni donna curiosa, stava ad ascoltare quello che dicevano le persone e il marito a tavola, stava a spiare dietro la tenda. Infatti, quando queste tre persone promettono ad Abramo di tornare l'anno prossimo a testa data e che nel loro ritorno Abramo avrebbe già avuto in braccio il bambino, dice, per la moglie di Sara, la moglie di Abramo, Sara, questa cosa è una cosa impossibile, inconcepibile. Per cui si mette a ridere, a ridere di disprezzo, ma sti scemi che stanno a dire, ma che ne sanno loro? Io già sono anziana, prima ancora quando ero fertile non ho avuto figli, come faccio per dire adesso? Ci vede proprio. Quindi questo dimostra che Sara era ancora più addietro di Abramo per quanto riguarda la fede. Non era in grado di credere che a Dio tutto è possibile. Eppure magari il marito gli aveva detto 50.000 volte, non è in grado di farlo. E Abramo, siamo lì vicino. Perché Sara ride? Abbiamo ascoltato che la Bibbia dice così: rise dentro di sé e disse, avvizzita come sono, dovrei poter dar piacere mentre il mio Signore è vecchio. Siamo due vecchi, che cosa possiamo fare con i figli? Non è possibile. E questi angeli non sono per niente d'accordo con quello che dice Sara quando va in mezzo a loro e dicono questa cosa qua. C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un suo figlio. E così avvenne. L'anno dopo tornano e Sara si abbraccia il figlio. Da qui siamo ancora a una tappa importante per quanto riguarda la fede di Abramo e di Sara, perché Abramo, bene o male, si stava costituendo un suo mondo interiore, una sua forza interiore. Invece Sara e gli altri che vivono con questa coppia, i servi, gli schiavi, sono totalmente al di fuori. Loro vivono schiavi, non hanno più una loro libertà. Stanno vivendo un'altra storia. Allora, Sara è una donna che ragiona con le categorie umane. Dice, tu mi dici che io partorirò adesso mentre io sono vecchia e quello che avviene alle donne ogni mese non mi avviene più, è cessato. Tu ti devi rivolgere a qualche donna più giovane perché per poter finire il tuo censimento. Infatti fa così. Sara fa difficoltà a superare la sua intelligenza.
in questo è lo specchio nostro, entrare nella fede. Se Dio l'ha detto, basta così. Non ti si può fare tanti ragionamenti. L'ha detto Dio, punto e basta. Si realizza. Più ti si mette la testa a ragionare, meno si crede. Perché? Dici, ma io sono vecchia. Quando ero giovane avevo figli. Marito mio più vecchio di me. Che cosa ci può nascere da noi? È impossibile. È proprio fuori di testa, è una cosa che non si può realizzare. Ma l'angelo te l'ha detto, Dio te l'ha promesso. C'è forse qualche cosa che Dio non può fare? Di impossibile per il Signore? Le stesse parole ancora dette dall'angelo a Maria. Nulla è impossibile a Dio. Allora, la nostra battaglia interiore per quanto riguarda la fede è proprio qui, tra le regole di questo mondo, le leggi di natura, la forza del male e la potenza di Dio che quando viene manifestato in nostro favore si manifesta con dei doni meravigliosi e su vie totalmente impossibili da raggiungersi con le forze umane. Allora qui c'è una promessa ancora più forte di quella che Abramo ha ricevuto agli inizi del suo cammino, perché non siamo più agli inizi del cammino, siamo arrivati alla fine. Il tempo che è necessario perché Abramo formasse la sua fede volgeva al termine. Ormai Abramo è diventato un credente in Dio, Sara ancora no, ma Abramo sì. Per cui Dio valuta che Abramo ha camminato dentro di sé, ha sviluppato la sua fede, è diventato credente in lui. Allora Dio dice, attraverso questi personaggi misteriosi, tu l'anno prossimo avrai un bambino, noi verremo da te in questa data e tu ci avrai in braccio tuo figlio. Finito il cammino, ci manca meno di un anno. E il figlio è arrivato. Allora il cuore di Abramo si rallegra, prende quota. Quello di Sara fa più difficoltà perché deve riconoscere l'errore di aver ragionato troppo con la testa sua. E forse quindi tutta un'altra serie di errori che non poteva fare questo errore. È di farsi una spiritualità diversa da quella che si è fatta suo marito Abramo, che è riuscito a diventare un uomo di fede. Il cammino è finito. L'anno prossimo si avrà in braccio un bambino. Allora, noi ci troviamo in situazioni di cui non vediamo soltanto il momento presente, la nostra giornata. Il passato lo possiamo vedere guardando a ritroso, il futuro non lo conosceremo mai. E anche quando Dio ci dà qualche dritta, sono cose generiche, non riusciamo a capire bene cosa ci accadrà giorno per giorno. Allora, Abramo sta entrando in una dimensione di vita nuova, più grande, più bella. Quando mai è diventato padre lui? Stava entrando in questa dimensione di vita, meravigliosa. Non solo in campo fisico come uomo, ma in campo spirituale. Abramo sta diventando credente, credente nel vero e unico Dio, quello che poi si rivelerà a Mosè chiamandosi Yahweh. Mai aveva fatto una cosa del genere. Lui dentro di sé è cresciuto, ha fatto dei passi, è migliorato,
Non ti sbaglierà più Abramo, non farà più il figlio con nessun'altra donna, perché lui sa come dovevano andare le cose. Allora, questi discorsi vanno soltanto per persone che sono ascolto della parola di Dio, altrimenti se uno ascolta la parola di Dio e Dio gli parla, gli promette, si manifesta a lui, questo cammino che ne consegue dall'ascolto della parola di Dio è sempre fatto in due parti, di Dio che guida una storia e la parte nostra che in maniera attiva gli andiamo dietro. Noi non riusciamo mai a fare quello che fa Dio, però abbiamo un ambito che Dio ha affidato a nostra discrezione per poter lavorare per Lui. E questo non dobbiamo perdere assolutamente, perché il nostro ambito significa un carisma specifico che Dio ci ha dato, perché si realizzano le cose che Lui vuole nel mondo della Chiesa. Vedete che quando una persona si convince, altri potrebbero non convincersi, e magari sono quelli che stanno proprio a fianco della vita, ti fa più male di tutti. Però la cosa è questa, Dio viene prima di tutto, prima anche del coniuge, prima dei figli, bisogna cercare prima Lui e poi tutto il resto. Ecco allora qualche cosa della storia di Abramo. Abbiamo visto questo cammino, che è il cammino di ciascuno di noi oggi, partendo dal punto di vista dove eravamo un po' di teisti, con più dei, servendo al padrone numero uno, che il nostro io vecchio, tenuto ben stretto per maligno. Dio ci chiama per farci uscire e farci prendere una dignità di vita, a fare un nuovo cammino. Gli è capitato che ho fatto delle querce, perché la zona dove stavano loro era fatta così, se no erano magari di legno, di altro genere, di castagno o di altri generi di lavori. Qui Dio educa Abramo alla fede, lo fa diventare credente. Da politeista gli si rivela passo per passo, costruisce la fede di quest'uomo, gli dà la materia per credere, lo mette in cammino, gli chiede tutti i suoi beni, gli lascia tutto quanto per seguire Dio e gli promette nella realtà che lui, quando ascolta la provenienza, non possedeva una terra sua e il figlio. Ed è come concreto Dio nei nostri confronti. Non si potrà mai imparare la fede a memoria da un libro. La fede è impastata di storia, di vita, nelle nostre persone. Bisogna che ci passiamo dentro questa storia e diventiamo persone che sanno capire il passaggio di Dio, afferrarlo e farlo proprio, e diventiamo persone che trasmettono quello che Dio ha dato loro per condividerlo con gli altri. Bene, e che allora un augurio per tutti, che Dio possa dire a ciascuno, in qualche fase della vita, l'anno prossimo vengo da te e tu hai in braccio quello che hai sempre desiderato per te, per la tua vita. Il miracolo di cui hai bisogno te lo do io e te lo dico nel migliore dei modi. Che il Signore ci faccia diventare veramente credenti, con una fede che non dubita, non conosce incertezze, una fede salda, una fede di roccia, che non può essere scalfita da nessun mare. Ecco, adesso preghiamo di nuovo in piedi. O Signore Dio Onnipotente, guarda questo tuo piccolo popolo, guarda i fratelli e le sorelle che sono messi in ascolto,
Ti preghiamo, Padre Santo, di mandare il tuo Santo Spirito nei nostri cuori, perché la fede si formi in noi in tutte le sue dimensioni e diventiamo persone credenti, saldamente stabili, persone che stanno dritte in piedi e non schiacciate da nessuno e da nessun'altra cosa nella vita. Ti preghiamo, Dio Onnipotente, che la fede di Abramo, la fede raffinata con 25 anni di cammino, fino alla grande prova del Monte Moria, questa fede diventi la nostra fede e anche noi diventiamo figli di Abramo nel senso spirituale del termine, figli di Abramo perché credenti in Dio con la stessa fede di Abramo. Scenda su ciascuno, scenda sulla fede di ciascuno, scenda sulla famiglia di ciascuno la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.